Oggi ci troviamo a Parco Galateo qui a Lecce per sottolineare ciò che ancora non va, per farvi vedere le differenze tra prima e oggi. E lo facciamo con l'ingegnere Roberto Alba, che si è occupato proprio dell'impianto di irrigazione di questo parco, un impianto collaudato nel 2020. Quando questo parco è stato collaudato, spendendo se non erro circa 600.000 euro, cosa si è fatto? In pratica si sono fatti gli impianti con un'ottima irrigazione, praticamente il prato è cresciuto e quindi era qualcosa di meraviglioso. Soltanto che poi non si è capito perché questo parco nel tempo ha cominciato a deteriorarsi e quindi il prato non è stato più tagliato, l'irrigazione è stata spenta, quindi il prato praticamente è seccato. E oltretutto, proprio a causa di queste erbacce, un bel giorno, non troppo tempo fa, c'era stata un'azienda, qualcuno è venuto per tagliare queste erbacce così alte e credo che non abbiano avuto non hanno visto questi paletti che si trovavano forse nascosti nelle erbacce, perché io questa mattina li ho contati, ce ne sono 40 divelti. Ci sono i cavi scoperti, quindi sì, si è messo un po' di nastro bianco e rosso per far capire agli adulti in questo caso che è un problema di rischio, ma il bambino che gioca non certo capisce se, cioè, non sa il motivo perché si è messo questo nastro bianco e rosso. Quindi, come possiamo notare, oggi non esiste questo prato all'inglese, non funziona l'impianto di irrigazione come anche quello di illuminazione a terra. C'è qualche botanico che dice che l'acqua dell'impianto di irrigazione poteva creare o ha creato dei problemi agli alberi e quindi con la caduta degli stessi. Allora io voglio sottolineare una cosa, che irrigare il prato si irriga solo sulla parte superficiale, quindi l'acqua è per pochi minuti, l'acqua non scende giù, non va alle radici. Ci metto tutta la mia esperienza, la mia professionalità per rendere le cose non belle ma bellissime e poi dopo appena 3 anni ci si ritrova in queste condizioni. Qual è la sua richiesta odierna? Beh, ripristinare l'impianto di irrigazione. E poi è chiaro che nelle condizioni in cui si trova il parco, ormai il prato è difficile che si riprenda perché è sparito completamente.